Bimbi, oggi vi leggo un libro che si chiama Le mamme di Quapè. Quapè, sebbene sapesse già nuotare, a volare, era ancora una paperetta e seguiva la mamma in fondo alla fila. Davanti a lei c'era Paquà, davanti a Paquà c'era Piquò, davanti a Quipò c'era Quapà. E davanti a Quapà c'era la mamma che ogni tanto girava la testa e diceva: Quapè, non perdere il passo, attenta dove metti le zampe. Quapè era una paperetta un po' distratta. Forza, Quapè! Gridavano Piquà, Paquà e Quapà. Attraversarono un prato. Quapè, guardando l'altissimo volo delle oche, inciampò, cadde e diede una zoccata a un pezzo di legno. La mamma e i fratelli non se ne accorsero e continuarono il cammino mentre Quapè, stordita, cercava di rialzarsi. La testa le girava, aveva le idee confuse, così confuse che non ricordava bene chi fosse e che cosa stesse facendo. Ehi, Paperetta, che cosa ci fai qui tutta sola? Disse un piccione che becchettava lì vicino. La tua mamma è laggiù. Quapè continuava a sentirsi confusa, sapeva di avere una mamma, anche se non ricordava bene come fosse. Seguendo il consiglio del piccione, zampettò nella direzione che lui aveva indicato ed entrò nel giardino di una casa. Qualcosa di tondo e colorato si muoveva velocemente nell'erba. Deve essere quella la mia mamma! E mosse le zampe in fretta per raggiungerla. Ed ecco, vide una cosa spaventosa. Un bambino sbucò all'improvviso da un cespuglio e diede un calcio alla cosa, tonda e colorata, scagliandola sull'erba. Poi la inseguì. Lascia stare la mia mamma! Gridò in lingua paperesca e si gettò a inseguire il bambino. Il piccolo si voltò, vide la paperetta infuriata che correva verso di lui strillando, si spaventò e scappò verso la casa. Quapè corse verso la mamma che giaceva nell'erba. Ma perché non parli? Perché non ti muovi? Chiedeva la paperella girandole intorno. Che fai ancora qui, piccola? Chiese il piccione. Mentre giochi con quella palla, tua mamma è già arrivata al lago. Allora non è quella la mia mamma. Corse verso il lago, luccicante sotto il cielo azzurro, e guardò. Qualcosa di colorato scivolava lentamente sulla superficie. Eccola! Gridò Capè. Quella è la mia mamma. E scivolò nell'acqua, remando svelta con le zampe. Per fortuna è lei. Nessuno la maltratta. Seguendo la nuova mamma, scivolava dolcemente sulla superficie. Però la mamma non muoveva le zampe sott'acqua, notò Capè. Si faceva spingere dal vento con la sua grande ala aperta. Doveva provarci anche lei. Inchinandosi tutta, la paperetta aprì una delle ali e tentò di tenerla aperta verso l'alto, come la mamma. Ma nel farlo perse l'equilibrio e si rovesciò in acqua. Che fai, piccola? Stava cercando di diventare anche tu una barchetta a vela? Disse una ranocchia sulla sponda. Perché non raggiungi la tua mamma e impari a nuotare come una papera? Allora nemmeno quella era la mamma, pensò sconsolata Quapè. Ma dov'è la mia mamma? Schiede, scrollandosi l'acqua delle piume. L'ho vista poco fa laggiù, annunciò una bella farfalla tutta colorata. Volava e ti cercava. Quapè non perse tempo e si alzò in volo, seguendo la direzione indicata. Vide qualcosa di colorato che saliva nel cielo. Ecco la mia mamma! E batté le ali all'inseguimento. Non fu difficile raggiungerla, perché arrivata a una certa altezza, la mamma si fermò di colpo e rimase ferma in cielo, oscillando nel vento. Che strano, riesce a stare in aria senza battere le ali. Me ne starò ferma anch'io. Disse mettendosi sotto la mamma, ma in quel momento si accorse di un filo che dritto e teso andava verso terra e laggiù c'era un bambino che teneva stretto il filo nelle mani e strillava perché quella non era la sua mamma, ma un aquilone. Povera mamma, ti tengono prigioniera! Disse Quapè che non sapeva che si trattava di un aquilone. Non ti preoccupare, adesso vado a beccare la testa a quel cattivo fin quando ti lascerà andare. Si lanciò in picchiata, ma ecco più là, vedo un gruppo di papere. Qualcosa si mosse nella sua mente, nel suo cuore. All'improvviso ricordò, quella era la mamma e quelli i suoi fratelli, Paquà e Piquò. E c'era anche Quapà, la stavano cercando, sentiva i loro richiami. Quapè, Quapè, dove sei, Quapè? Gridavano correndo e svolazzando fra gli alberi e i cespugli. Sono qui, gridò Quapè con il cuore che batteva forte. Ciao, bimbi.